Milano. Grazie, grazie per essere così tanti, grazie davvero per farci sentire così vicini ed essere davvero insieme questo pomeriggio per affrontare ancora insieme tante difficoltà che abbiamo, che non vogliamo negare. Ora permettetemi di leggere il mio breve pensiero che vorrei condividere con voi. Ho passato gli ultimi giorni a leggere di tutto, a commentare e a postare pensieri, a pensare e ripensare, a confrontarmi con altri, a partecipare a discussioni e dibattiti, a rispondere alle decine e decine di giornalisti che dalla mattina alla sera ci stanno chiamando. Sfiancante, certo, ma inevitabile. Tante domande sì, mille possibili risposte, ma di fatto nessuna. Tanta confusione, rabbia, tanta menzogna, tanta speculazione e strumentalizzazione da parte di alcuni. Vorrei avere il potere di fermare il mondo e mettere ordine alle idee, ai pensieri e alle informazioni. Vorrei fermare il mondo e far tornare indietro l'orologio e risalvare i morti. È disarmante la quantità di input che ci arriva, è disarmante non poter avere abbastanza voce nel coro scordinato che si è alzato, un coro schizofrenico che non ha nessuna guida, ma mille. Oggi leggo qualcosa poi che mi rimpicciolisce, leggo di una rappresentante delle istituzioni che invia una circolare ai dirigenti scolastici invitandoli a chiedere, in particolar modo ai genitori dei bambini musulmani, di condannare i drammatici atti del 7 gennaio. Dice che tutti i terroristi sono musulmani, che la cultura islamica è violenta e che il modello di integrazione europeo è fallito. Ma esattamente quale modello di integrazione vuole di cui parla? Di quello assimilazionista francese o di quello multiculturale britannico, quello tedesco, svedese, italiano? Quale? Sì, così mi sono rimpicciolita di fronte a queste affermazioni. Mi sono sentita una bambina che veniva schiaffeggiata, svilita, umiliata. Mi sono ricordata di quando avevo 11 anni e mi fu chiesto perché Saddam Hussein ha invaso il Kuwait, perché è un dittatore sanguinario, perché? Non sapevo né chi fosse Saddam Hussein né dove si trovasse l'Iraq e perché dovessi dare tante risposte a qualcosa che mi era estraneo. Ci viene continuamente chiesto di condannare. Non ce lo chiedete più, per favore, non dovete chiedercelo, lo sappiamo benissimo che dobbiamo farlo. E è un sentimento naturale di sdegno verso atti criminali e criminali. Chi non sente o non legge il nostro sdegno e la nostra condanna non vuole farlo e basta, è cieco, è sordo. E poi ahimè, i musulmani sanno bene cosa sia la violenza perché la subiscono da anni, centinaia di migliaia di morti. Il risultato? Milioni di profughi, milioni, una generazione di milioni di persone senza speranza e con un futuro che si chiede e con un futuro che ci si chiede solo di non essere indifferenti all'orrore e alla giustizia, di non valutare gli avvenimenti secondo il principio dei due pesi e due misure. I terroristi sono figli di progetti, appoggiati più o meno da evidenti stati e forse lobby, operano per interessi di potenti e poteri e non per interesse della gente. Abbiamo paura.